È chiaro che se a maggio nessuno darà segnali di quella che è la programmazione del Bari, però io ripeto, al di là dei discorsi ufficiali, la programmazione è questa. Io dico sempre che la programmazione, Francesco, si vede più che dalle parole, si vede dai fatti. Noi capiamo esattamente quello che sta accadendo, dai fatti. Però io su Le una cosa. parole poi sono molto relative. Abbiamo sentito anche negli scorsi anni, proprio dal presidente, dei proclami che non hanno avuto un seguito, ad esempio. Questo è giustissimo, però su una cosa Francesco ha ragione, mi sento di condividere e sposare la sua tesi, che è quella della chiarezza. Cioè io penso che un tifoso abbia il diritto dovere di sapere perché magari c'è un divorzio. Cioè, nel senso, l'anno scorso, per esempio, il tifoso aveva ragione a voler capire perché Antonio Conte è andato via, su quali punti c'è stata la rottura. E così anche magari quest'anno, cioè capire perché Perinetti va via, in cosa non è stato accontentato, su cosa Beh, non si è però lo d'accordo. si capirebbe già perché Perinetti ieri ha detto che non è una questione di investimenti maggiori, ma è una questione che riguarda altre cose. E noi sappiamo che Perinetti punta a rifondare il settore giovanile, punta ad avere più osservatori in giro per il mondo, punta probabilmente a mettere delle figure diverse all'interno della società. Questo credo che sia il punto di rottura. Però fermiamoci per qualche istante, poi torniamo insieme con il Biancherosso TV Sport. Rieccoci insieme, Cristian Siciliani è tornato con le prime dichiarazioni di Ventura. Ventura che ha parlato anche del futuro del club biancorosso. Siamo pronti alla regia, andrei con il tecnico del Bari. Io, le mie idee chiare sono riferite a un discorso puramente tecnico, naturalmente, quindi questo è il mio compito e qui mi fermo. Su quanto riguarda le idee chiare della società, cioè, credo che sempre quanto riguarda l'aspetto tecnico siano chiare perché l'ho esposto in maniera chiarissima, quindi credo che siano assolutamente comprensibili e accettate. Per tutto il resto mi diventa difficile parlarne io, no? Quindi, ora io credo che sia stato, dico credo sia stata una forzatura quella del Presidente, non so. Io non l'ho esonerato, questo così. Cioè, nel senso che credo che boh, in questo momento. Io posso parlare solo esclusivamente di un aspetto tecnico. Ritengo la tifoseria, ma molto più, uso il termine, non so se è giusto, più matura di quanto forse mi è stata descritta. Perché? Perché ogni volta che parlo con qualcuno ho delle risposte assolutamente sensate e condivisibili, quindi li trovo assolutamente maturi. Non sono preoccupato, sono. Certo, se perdessimo Perinetti, perché si chiacchiera di questo sarebbe una perdita pesantissima per la società, per me, ma questo non ci posso, io non posso entrare in merito al discorso di Perinetti, bisogna che parli con Perinetti, bisogna che parli no, non certamente con me. Però il pubblico, cioè, il pubblico, oltre ad amare, secondo me, amare, ad apprezzare, stimare giustamente Perinetti, ma il pubblico è il pubblico del Bari, noi dobbiamo parlare soprattutto del Bari. Inciso tantissimo, cioè. Però io posso parlare del Bari e secondo me dovrebbe prenderla in base a quello che saranno i programmi rispettati o no, dovrà fare delle riflessioni in base a quello che sarà la squadra dell'anno prossimo, quale saranno la programmazione proiettata nel futuro di questo, secondo me. Poi è chiaro che per fare tutte queste cose ci vogliono gli uomini e gli uomini in questo momento, lo ritorno a dire, io non è che faccio. Sarei ho sempre detto con grande chiarezza e correttezza, quindi rimango corretto e corretto. Dai, no, è che non so che c'è la discussione di Perinetti, però ti posso anche garantire che io a tutt'oggi ho parlato solo esclusivamente con Perinetti di giocatori di mercato da gestire. Poi, ripeto, se un giorno andrà via Perinetti porterà il fascicolo qualche denaro, questo non lo so, però voglio dire, in questo momento Perinetti è il direttore del Bari, lavora in funzione del Bari, lavora con me. Lo dico così, l'ho sentito due volte stamattina, lo vedo oggi stasera e lavoriamo in funzione del bar. Quindi poi tutto il resto, io di Perinetti, Matarese, è evidente che non ne ho mai parlato ed evito anche di parlarne adesso perché non ne parlo più, cioè voglio dire, queste sono cose di società in cui io non, per me il discorso è solamente tecnico, rimane tecnico. Abbastanza bottonato oggi Ventura a proposito di Perinetti e Matarese. Ha detto io mi occupo del mio, come giusto che sia, peraltro essendo lui l'allenatore. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Ti faccio questa domanda, Antonella, una domanda un po' particolare.
Però secondo te, cioè vista da lontano questa vicenda, uno si può chiedere, ma come mai il Bari, il presidente Matarrese, comincia a pensare già all'idea di poter rinunciare a un collaboratore come Perinetti, al quale si è legato in due stagioni fantastiche, diciamo. Cioè, vista da lontano uno non si spiega perché ci possa essere qualche problema. Cioè, ripeto, vista da lontano qualcuno potrebbe dire, ma come non si fa a dare carta bianca a Perinetti, tanto per intenderci. Fermati un attimo, Antonio, prendiamo un'altra telefonata e poi cerchiamo di dare delle risposte a quella che è una domanda che oggi probabilmente si fanno molti tifosi del Bari. Pronto? Ciao Enzo Alessandro. Ciao Alessandro. Ma forse la risposta è anche semplice, nel senso che purtroppo dagli errori non si fa esperienza, la dovuta esperienza, perché sembra un ritornello ogni anno. Abbiamo avuto la fortuna di avere Conte, non era stata programmata la Serie A e l'abbiamo raggiunta. È stato buttato tutto all'aria, ci è andata bene con Ventura. Ora non c'è di nuovo la stessa programmazione e voglia a dire Matarrese che dava il premio per la Coppa UEFA, quando poi si è visto a dicembre chi ha comprato dei rincalzi che non vanno bene nemmeno per la Serie B. Noi stiamo giocando da parecchie giornate con una squadra che è più scarsa di quella della Serie B. E la realtà purtroppo è sempre la stessa, io vado da 50 anni allo stadio, ma si ripete sistematicamente, questa è la realtà. Per cui se non cambia qualcosa, come diceva prima un telespettatore, in fatto di chiarezza, di programmazione, e Perinetti è quello che vuole, non si va da nessuna parte, ritorneremo purtroppo a essere quelli che eravamo. Grazie per il tuo intervento. Allora Antonello, ripetiamo la domanda che ti avevo fatto. Perché secondo te Matarrese non dà, se lo dico carta bianca, però poteri evidentemente più, o no, come dire, non ascolta, diciamo così, non ascolta sino in fondo questo momento Perinetti, che pure gli ha permesso di svoltare, perché parliamoci chiaramente, quando è arrivato Perinetti ha trovato praticamente le macerie di un Bari che non aveva tifosi, non aveva risultati, si beccava rifiuti da tutte le parti, rifiuti di giocatori che addirittura non venivano, con tutto il rispetto, dal Frosinone, dall'Albino Leffe e altre squadre. Poi improvvisamente, come dire, le cose sono cambiate. Che idea ti sei fatto? Ma è chiaro che dall'esterno non può esistere una logica, ecco perché io auspicavo una certa chiarezza, cioè dire senza giri di parole dove nascono le fratture, in modo che un tifoso può farsi un'idea su quale parte, ecco, condividere o meno, cioè decidere se magari Perinetti che ha chiesto molto, se pretende molto, se pretendeva magari una rivoluzione troppo frettolosa, se Matarrese che non garantisce certi discorsi collegati al mercato. Non posso in questa vicenda non ricordare quello che è successo un anno fa, perché a quel punto poi sai, un indizio è qualcosa, due comincia ad essere qualcosa che si avvicina a una prova. Ripeto, l'anno scorso molta gente ha poi voltato le spalle ad Antonio Conte. Devo dire che il fatto che si ripeta un episodio del genere non aiuta indubbiamente la chiarezza, perché anche l'anno scorso fu un cazzotto nell'occhio che un allenatore che era stato protagonista di un campionato così bello, strepitoso, fantastico, non abbia proseguito l'avventura in Serie A. Allo stesso modo oggi non si capisce come mai non ci siano le basi per proseguire il rapporto con un dirigente di questo spessore. C'è qualcosa che andrà secondo me chiarito, e credo che la famiglia Matarrese abbia interesse a farlo, perché chiarendo evidentemente potrà anche cercare di spiegare le proprie ragioni, perché io penso che magari qualche ragione ce l'abbia anche la famiglia Matarrese in questo divorzio che ormai sembra inevitabile.